Cari amici, bentornati, 2020, mese di gennaio, Municipio 4, City Report. Cosa vi facciamo vedere oggi? Eravamo indecisi perché qui non mancano le situazioni strane diciamo gestite male in questo comune e in tutta l'area metropolitana. Però abbiamo pensato di iniziare con tra virgolette un pensiero positivo. Qual è il pensiero positivo? Che siamo nel 2020, parliamo sempre degli studenti, dei giovani che non hanno strutture, il costo degli studi universitari, eccetera eccetera. Beh, vi presentiamo una residenza universitaria. Guardate il cartello con inizio lavori 15 novembre 2006. Adesso poi dalle immagini di Paolo Rusconi vedrete che insomma gli studenti qui si troverebbero molto male, sono più comodi topi, ratti, le pantegane e gli occupanti abusivi, più tutti gli incivili che vengono a scaricare tutte le cose peggiori che nelle discariche non vengono accettate, quindi anche rifiuti non smaltibili normalmente. Siamo qui con il nostro amico che conoscete Francesco. Ciao Francesco. Eh, ciao a tutti e buon inizio 2020 con questa struttura. Dimmi qualcosa di questa struttura qua che stai vedendo, l'hai vista anche nei nostri sopalluaghi precedenti? Cosa ti è venuto in mente vedendo questa struttura e vedendo queste date soprattutto? La cosa assurda è che veramente a oggi siamo 14 anni dall'inizio dei lavori, l'università si dice sempre che si vuole favorire chi vuole studiare e vabbè non parliamone neanche, usciamo sempre... Nel degrado più totale basta guardare come è, com è ridotta, ma lo vedrete con le immagini. Ma guardate, non voglio fare la battuta perché già Paolo Rusconi, il nostro cameraman, se la sta ridendo. Ma anche se uno dovesse iniziare l'università ed è fuori corso, ragazzi, dal 2006 sono 14 anni, si sarebbe fatto tre corsi di laurea, non uno. Pensate voi che vergogna per il comune di Milano, per il diritto allo studio e per i milanesi che pagano le tasse. Comunque, in questa struttura Regione Lombardia aveva il comando insieme a un privato che poi pare sia sparito con i soldi. Ma andiamo avanti e vediamo che cosa porta avere una struttura abbandonata da tutti questi anni, al di là del degrado dell'immobile stesso, dell'area di permanenza, ma tutto quello che c'è intorno. Seguiteci. Stiamo continuando cari amici di City Report, la prima puntata dell'anno del 2020, siamo in via Malipiero che è una traversa di via Mecenate, siamo praticamente dietro gli studi della RAI nel municipio 4 di Milano. Guardate che opera d'arte che è questo pseudo garage con la barra spaccata di velta, un cartello buttato lì, vetri, immondizie buttato dentro, ma la cosa che ci colpisce di più è al di là dell'abbandono del cantiere, che è già una cosa gravissima perché non deve mai accadere, ma le norme del codice della strada con un cartello all'interno della recinzione funzionano, tipo questo qui. Ma non lo so, c'è un limite di velocità, se uno non lo rispetta può anche dire di non averlo visto, in quanto non è sulla carreggiata, è all'interno di una proprietà che dovrebbe essere privata. Quindi vedete voi che roba e andiamo avanti. Eccoci, siamo nel Municipio 4, siamo venuti a vedere quello che è considerato da tutti l'eco mostro, cioè l'ex residenza universitaria. Qui alle spalle ci sono diverse abitazioni civili dove abitano delle persone che vorrebbero vivere senza avere a contatto una situazione del genere. Abbiamo qui una delle persone che vive da queste parti. Ci puoi dire qualcosa su questa struttura? Ma per quanto ne so io, questa qua è abbandonata da circa 6 o 7 anni, hanno cominciato a costruirla, poi si sono fermati, non conosco il motivo. Niente, questo è il risultato, è così da abbandonata, so anche che ci venivano a dormire le persone dentro. Abbiamo visto che ci sono un sacco di rifiuti da questa parte e dall'altra parte perché ormai sta diventando un po' una discarica, perché come capita dappertutto a Milano, appena c'è un angolino vuoto se ne approfittano. La cosa vi crea disagio. È brutto da vedersi, e poi c'è qua di fronte anche una piscina, ci sono bambini, vengono qua, non è bello, no, non è bello assolutamente. Perfetto, direi che per ora è tutto, ti ringraziamo, sì. seguiteci. Guardate cosa troviamo qua intorno all'Ecomostro, un modem della Telecom. È una incredibile spazzatura, fognatura abbandonata qui, chissà da quanto. Tra l'altro, eh, scusami Paolo, non voglio però, io quando vedo certe cose mi faccio un po'. Ma la carta di credito qua, che cosa ci fa? A chi l'avrà portata via questa qui? Adesso la appoggiamo qui, dopodiché. Ci daremo un'idea, vedremo che cosa può essere successo perché è un po' strana. Tra l'altro, qui dentro c'è un sacco di materiale di scarto, di provenienza dubbia, ma proseguiamo. Come vedete, le recinzioni, i lavori in corso messe non, non hanno tenuto anche perché sono state forzate. Vi ricordo che questa situazione è quella di una residenza universitaria, quindi. Regione Lombardia ha finanziato una somma, questa azienda che si era presa la costruzione di questa struttura è andata male. Diciamo che ci sono diverse storie anche penalmente rilevabili, tra cui il. L'amministratore di questa società che è scappato in Thailandia con il malloppo da quanto dicono tutti e la costruzione è rimasta così. Questa situazione è così dal 2006 e hanno fatto gli ultimi aggiornamenti di questa situazione del 2011 in cui viene scritto che ci sono 1.400.000 euro mancanti usati per questa struttura che non si sa che fine abbiano fatto. Alla fine insomma abbiamo letto nomi e cognomi, potete cercarla su internet, trovate tutta la storia, la solita storia di un non controllo, una mala gestione degli appalti pubblici. Vi ricordo che qui andava fatta una residenza universitaria. Quindi torniamo alla famosa situazione, il diritto allo studio, il diritto ad avere un posto dove dormire. Magari in regola, pagando una somma giusta, non come sta funzionando adesso, dove a Milano il problema delle esenzioni universitarie c'è dappertutto. Noi solamente come City Report ve ne abbiamo segnalati almeno tre o quattro, tra cui Piazza Ferrara eh, e altre. E come vedete, di oltre 700 posti letto che dovevano essere creati per gli studenti, ce ne sono stati creati zero! E siamo nel 2020! Andiamo avanti, ringraziamo Paolo Rusconi per le immagini e proseguiamo. you <laughs> Cari amici, stiamo proseguendo il nostro sopralluogo per farvi vedere in che condizione verte questa struttura e tutto quello che la circonda, perché chiaramente, come vi dicevo prima, un'area abbandonata porta accanto a sé degrado, criminalità e schifezza. Guardate qua. E proseguiamo, eh? questo è tutto il perimetrale del lato sud di via Malipiero: materassi, sacchetti dell'immondizia, rifiuti di ogni tipo. Piumoni Giubbotti. E chiaramente pezzi della struttura che dovrebbe contenere dagli ingressi. Di velta spaccata. Addirittura abbiamo anche i gradini per entrare dentro. Come potete vedere per scavalcare ben imboscati negli angoli. Poi vi accorgete anche che questa zona è vissuta. A me avete imparato a conoscere attraverso di noi magari queste situazioni. Guardate tutti i rami che sono già divelti, spaccati, la strada è, ha comunque dei passi, quindi è già stata utilizzata. Poi vi facciamo vedere un'altra cosa che è, è nuova, diciamo tra virgolette. Eh, per cercare di rinforzare la palizzata, che veniva sempre in ogni occasione di velta, avevano pensato di piazzarci questi paletti di qua. Guardate. Sono stati tutti divelti dal terreno, quindi basta toccarla e cade. Quindi se qualcuno dovesse passare mai di qui perché gli scappa il cagnolino, il gatto, il bambino, eccetera, rischia anche di farsi seriamente male, anche perché in alcuni punti ci sono delle buche molto profonde, perché ci sono gli scavi del piano sotterraneo box, come vi vedrete dalle immagini di Paolo Rusconi. Ma continuando, e vi facciamo vedere solo questo pezzo, ma è praticamente grande quanto tutto il perimetrale. L'immondizia regna sovrana dappertutto. Grazie, Paolo. No. Mancava! <ride> 2020! Sì. Ecco, direi che ci. Dimmi. Non si può dire cos'è 2020? Va bene, non lo diciamo. Cent'anni fa. Eh, ci fermiamo qui giusto perché, non perché finisce il degrado, perché vedete che c'è altra roba buttata lì, dei sacchi da campeggio rossi, ma per farvi vedere dove sono le case, delle persone. Quindi, queste persone si affacciano al balcone durante la notte. Qui chiaramente è tutto buio, come avrete visto, non c'è neanche un lampione in tutta quest'area e si potrebbero trovare qualunque personaggio. All'interno di questa struttura, e siccome non siamo troppo lontani dalle aree anche di spaccio, ecco io incrociando le dita con i nuovi guanti 5.1, che ringrazio Marco in dotazione. Eh, non vorrei che diventasse una zona di spaccio perché le condizioni ci sono tutte, chissà, un'altra cosa, ancora vi facciamo vedere prima di passare dall'altra parte. Ancora eh, se Paolo mi inquadri sopra lì addirittura siamo arrivati anche al punto che vengono buttati qui dei rifiuti da cantieri industriali eccetera tanto c'è totale impunità qui non controlla nessuno pensate che qui ci siano le famose telecamere di videosorveglianza no non c'è manco l'illuminazione e di questo purtroppo non possiamo che ringraziare il comune di milano e comunque l'assessorato alla sicurezza che dovrebbe provvedere in base alle segnalazioni dei cittadini insomma a dislocare meglio le forze in campo e i mezzi appunto di sorveglianza e... Direi che possiamo andare? Andiamo. Un'altra cosa che c'è da aggiungere, io ero venuto qui qualche anno fa. Avete visto il filmato qualche anno fa eh, quando seguivamo il trash? Eh, come sempre. E purtroppo vedo che continuano ad esserci costantemente altri sacchetti con dentro i soliti generi, diciamo tra virgolette, di necessità di sopravvivenza dei senza tetto: quindi il vino, l'acqua, eh, lo yogurt e i formaggi. Eh, a parte i materassi, eccetera, cos'è questo? È un segno evidente che qui si pernotta, ci si accampa, ci si trascorrono le serate perché qui non viene a disturbare nessuno. E in mezzo a tutta questa eh, sacchetta di immondizie, eh, ecco perché siamo coi guanti. Cosa troviamo? Voilà, un portafoglio di Luigiot. Già ripulito, all'interno non c'è niente, se qualcuno riconoscesse questo portafoglio da donna, che gli è stato rubato magari da qualche parte, smarrito credo poco perché qui una donna da sola non viene, si trova qua. Quindi questo per darvi un'idea di che razza di giri ci sono in questo posto, ma andiamo avanti. Stiamo proseguendo sul perimetrale, siamo all'altezza del civico 8 di Via Malipiero. Dietro eh, l'eco mostro appunto qua della residenza universitaria continuano a spuntare borse, forse perché qui vicino c'è una linea di tram molto conosciuta che porta in via Lungheria, eccetera, che parte dal centro, secondo noi ci sono dei borseggiatori che si alleggeriscono della mercanzia rubata qui, tanto qui è terra di nessuno. Fra l'altro, vedo. Ops, cos'è? Una borsa da notebook del Sapio Gruppo, magari qua dentro c'era anche un computer e gliel'hanno rubata qualcuno, anche perché come vedete, qualcuno ancora magari non sapendo la situazione posteggia qua e si trova la mattina magari il vetro rotto, alleggerito dei carichi, diciamo, preziosi, ma proseguiamo in questa che nel municipio 4 è una discarica non dichiarata. Andiamo avanti. Cari amici, eccoci qui, versione trainer all'interno delle aree dismesse, un bel estintore. Come nostra norma, come facciamo nei palazzi delle varie case popolari, controlliamo anche questo. Questo funziona, è verde, quindi questo lo potremmo regalare a uno dei gestori delle case popolari o all'RMM ne risparmia uno, visto che lì o mancano o non funzionano. Comunque, a parte le battute, voglio alleggerire, siamo in inizio anno, però... Credetemi, lo state vedendo con i vostri occhi. Se volete di giorno, provate a passare, è veramente una schifezza. Andiamo avanti, allora, cari amici. Come sempre, quando ci troviamo in questi posti ci troviamo veramente di tutto. Dalle cose del McDonald's che ormai ci, eh, ci corrono dietro ovunque andiamo, a questi oggettini strani. Vi ricordate la piccola barra dell'ultima volta prima di fine dell'anno? ecco questa volta abbiamo trovato sto coso con i teschi. Cos'è? Un segnalibro, ammazza che gusti macabri. Tra abbiamo trovato anche delle parrucche che sono qui, oltre che pezzi di auto che sicuramente qualcuno ha lanciato qui. Ma questi drappi che sembrano drappi da sposa o comunque da festa, uno bianco e uno rosa, e un'altra parrucca qui. Cioè, ci fa veramente pensare male: una, due, tre, quattro parrucche. Questa cosa coi teschi. e abbiamo anche una pinza per i capelli qualcuno forse ha fatto una festa un po' macabra dai diciamo così va? Non, non sappiamo darvi altre spiegazioni in questo momento ma comunque ci informeremo qui c'è una coppetta d'argento o pseudotale insomma è luccicosa altri pezzi di macchina come potete vedere che sono stati smontati qui guardate una forcella questa di una moto questi sono pezzi di una bicicletta questa è la via Malipieri alle 3 del pomeriggio della Prebefana. Eh, siamo in uscita da quello che avete potuto appena vedere materassi, schifezze varie, un ingresso molto ampio che dà su un'area totalmente abbandonata, piena di rifiuti, eccetera. E proprio di fronte a questo ingresso spalancato e aperto, cosa c'è? Un'area giochi con dei bambini e dei papà in questo momento che stanno giocando. Veramente una cosa pessima. Una cattiva immagine di Milano e sicuramente un qualcosa che crea degrado e insicurezza. Andiamo avanti. Siamo qui con una signora che vive qui da quanto tempo? Da 56 anni. Signora, quest'eco-mostro qui, questa struttura qui, quanti problemi le ha dato? Tantissimi. Me ne elenchi Ma qualcuno? Tanti, tanti, per i topi, per quelli che dormono dentro, in particolare quelli che dormono dentro. Io avevo un cane, un pizzo che è vissuto 20 anni e 19 mesi. Col cane andavo un giro notte e giorno, adesso non si può uscire più qui, eh. oltre i lavori della via, questa è stata tirata su tre volte in un anno e mezzo, perché? Perché non c'è programmazione, si fanno male i lavori, non si usa la testa e il buonsenso, perché credo che sia in ditte dismesse. Perché sono ancora dismesse? Perché hanno tirato su due volte la casa dello studente dell'università e non si è fatto più niente. E non è neanche l'unica struttura, ce ne sono almeno cinque. Ma non me lo dica perché sotto la stradina, questa, sì. passa la roccia che arriva da Piranesi. Quando hanno tirato su per fare la casa dello studente... Le ho detto non bucate qui perché c'è la roggia. Questi e sono gli ingegneri, i grandi studiati che invece non hanno capito nulla. Di acqua perché cosa? Poi hanno tirato su con le pompe mettendo l'acqua vicino alla piscina. Vabbè, Le faccio l'ultima domanda, la lascio andare, che ho visto che ha una persona che la sta aspettando. Siamo nel 2020, cosa si aspetta per il prossimo anno? Nulla, io perché mi trasferisco in Sud America da mio figlio. Ecco, siamo arrivati a questo punto comunque. La ringrazio. Lei si chiama, mi scusi? Adriana Tragnotti. La ringrazio, tu glielo trapasso. Non ho nessuno che può accudire, David, perciò io vi. Ve... Dica chi è David perché sennò no non è. David chi è il mio. lo conoscono tutti. Ok. <ride> Ma magari i nostri spettatori <ride> lo conoscono. È il figlio della signora. Mio figlio è disabile da 56 anni che lo accudisco. E che chiaramente non potrebbe uscire neanche se stesse bene, perché vista la condizione qui della zona è molto pericoloso uscire. Lo... Ma se lei va al passaggio pedonale di Salomone, mancava un pezzo di asfalto così. Ha messo giù la paletta dell'asfalto dell e hanno lasciato il dislivello così. Mio figlio è caduto lì e non è più uscito da solo. È indecente questa cosa. Va bene, amici. Sì, bravi. Per ora vi salutiamo dal Municipio 4 e continuiamo a vedere purtroppo queste cose che non vanno dalla città. Seguiteci. Cari amici, stiamo continuando. Siamo qui in questo famoso ecomostro di cui vi abbiamo parlato anche qualche anno fa. Siamo ritornati, primo servizio dell'anno. Ci sembrava obbligatorio venire qui per chi? Per tutti i papà, le mamme, per tutte le persone che stanno sopportando una situazione che non era così, come ci spiegherà meglio questo nostro amico che si chiama Matteo. Ecco, Matteo, dimmi quella cosa che hai detto prima a me, che secondo me è molto interessante per tutti. Allora, dove adesso vedete l'Ecomostro, in realtà negli anni 70, ma anche negli anni 80, c'era un campo da calcio bellissimo, regolamentare. C'era una squadra di calcio che si chiamava Mecenate, quindi era l'orgoglio del, del quartiere. Sì, che tra l'altro era in promozione, quindi era una bella squadra, e aggregava un sacco di ragazzini. La cosa bella è che poi il campo era libero durante la settimana. E quindi tutti i ragazzini del quartiere giocavano e le mamme ci guardavano dai balconi. Anche le partite le guardavamo eh. dai balconi, era bellissimo. Infatti qui era una delle zone, nonostante quegli anni c'era l'eroina, c'erano tantissime cose orribili, questo era un piccolo paradiso in una zona che negli anni Ottanta era molto... Diciamo che tanto per partire questa è la prima cosa che per esempio la tua generazione, tu con i tuoi figli non potrai vedere. Assolutamente no, Beh, è rimasto per fortuna quest'altro parchettino di qua, eh, che però prima era una dependanza del parco gigante. No, questa è una cosa che noi ci siamo persi, i nostri figli, i nostri nipoti, non, non riusciranno a fare questa cosa qui che facevamo noi. Ecco quindi, questo messaggio lo mando io perché sappiamo che sono molto veloci a fare le querele. Ecco, questa è una delle motivazioni per cui vi dico che quando si segnalano certe cose, non è che le si segnalano perché uno vorrebbe vivere sotto la guglia del duomo, ma magari la situazione anche di periferia che aveva prima era migliore rispetto a quella che avete creato voi. Eh, ti faccio l'ultima domanda, poi ti lascio perché sei qui con la tua bimba ed è giusto che la domenica fai le tue cose. La situazione di adesso, tu cosa stai vedendo adesso di questa situazione? No, qui c'è immobilismo più totale, vedo che la zona si è mossa molto su molte altre cose, ma questo è in continuo abbandono. Io comunque abito qua, non abito più qui, però vivo qui da 50 anni, ho la mia famiglia, non ti dico quante volte siamo, abbiamo cercato di mobilitare per sistemare questa situazione, perché questo era un vero uh, polmone verde del, del quartiere ed era un punto di aggregazione per tutti. Per tutti. Va bene, io ti ringrazio. Buona domenica. Ciao, grazie. Eh, cari amici, come avete potuto vedere anche tutti i cittadini e gli abitanti qua intorno insomma, sono parecchio infuriati, alcuni rassegnati e eh, qui dappertutto ci sono dei segni di recinzione ma sono tutte divelte, guardate è aperto qui, è aperto dove eravamo prima, è aperto ah, andando dietro di noi, è aperto a fianco, è aperto dappertutto. Tra l'altro abbiamo anche la discarica con vista panoramica dentro l'ecomostro che adesso andremo a fare insieme al nostro Paolo Rusconi e insieme a Frank che come sempre è qui con noi. Stiamo facendo la salita che porta verso la discarica con vista panoramica sopraelevata, vedete l'estintore 1 che abbiamo visto prima e c'è anche un estintore 2. Questo è vuoto, è leggero. Quindi questo non lo portiamo ai gestori delle case popolari perché tanto ce li hanno già di loro. E... Vi faccio vedere, questo posto qui eh, stiamo percorrendo una, una montagnola, diciamo in salita, una collinetta, e è uso utilizzata come discarica. Eh, le persone che sono intorno a noi ci hanno detto che qui si accampavano gli zingari, che anche ieri notte erano presenti gli zingari col camper. Quindi, che dirvi, sono oggetti che vengono abbandonati da questi personaggi: spazzatura, carrellini. Continua la nostra passeggiata tra le rovine e la discarica, troviamo dei sacchetti stile Ikea, anzi proprio Ikea, e dentro cosa ci troviamo? Una carcassa di un animale. E questa è una delle tante scoperte della giornata, eccola qua. A me sembra un cane. Ha il collare? Sì, ha anche il collare, questo è un cane, decomposto, una cosa veramente schifosa. Sto rabbrividendo e qua a 50 metri ci sono i bambini che stanno giocando, non vi dico l'odore e il fettore che c'è. Eh, andiamo via il più velocemente possibile da qui perché questo mi sa tanto Paolo di cimitero, anche illegale, di animali e robe varie, perché è pieno di fosse, pieno di sacchetti. Siamo sempre qui in via Malipiero, in questa collina degli orrori, dove abbiamo trovato questo cane col collare decomposto all'interno di un sacchetto... Delle e questo è il luogo dove di solito eh, permanentemente, anche ieri sera, c'erano gli zingari i rom, chiamateli come volete, i senza dimori, i camperizzati, troviamo degli alberi bruciati, troviamo sedie e tavolini, letti, materassi, guardate che schifo e se è possibile una cosa del genere in un quartiere che disterà 4 km dal centro di Milano. Ma in che situazione ci stiamo trovando? Dov'è il controllo del territorio? Le lettere dei cittadini a chi finiscono in mano? Chi le controlla? Sono veramente incazzato, perché non si può dire altro su questa situazione qui, è schifosa. Credetemi, questa è la prima settimana del 2020, doveva essere un, un servizio, sì, di un degrado, di un qualcosa da segnalare, ma non doveva arrivare a questo livello. Qui siamo a dei livelli ulteriori di schifezza rispetto al solito. Ormai il limite è stato superato, ma sarà superato. Guardate lì. qui se venire a controllare, chissà quante cose si trovano qua sotto. Perché come si può pensare di trovare dei cani insilati nei sacchetti dell'IKEA decomposti col collare? Qui dentro, chissà che cos'altro ci può essere, E' questo è il controllo del territorio. Andiamo avanti, va meglio che non dico più niente. E' estintore 3, estintore 3, abbiamo trovato anche un altro estintore. Diciamo che questa, questo luogo, che è anche di morte visto quello che abbiamo trovato, ci sta riservando sempre ulteriori sorprese pessime c'è un villaggio nel mezzo, un anello coperto da, dalla terra, altri televisori, altre borse, altre coperte. E, cari amici, dopo che avete visto questa puntata, dove metteremo un bollino, perché le immagini, alcune sono veramente molto da sensibilità. Vi salutiamo con una panoramica di questa struttura incompleta e di tutto quello che c'è intorno. Un saluto a tutti da Paolo Rusconi che è dietro la telecamera. Da... Un saluto da Diamond Frank. Mi raccomando, ascoltatelo, mettetegli like perché ha delle canzoni che spaccano. E ci vediamo la prossima settimana. Addio piacendo, andiamo avanti. City Report 2020. Vi faccio vedere una cosa, a poca distanza dove abbiamo fatto il ritrovamento di quel cadavere decomposto di un povero cane c'è anche un cartello. Aria sottoposta a videosorveglianza per ragioni di sicurezza, però non c'è scritto chi l'ha messo, questo cartello, chi è responsabile eccetera, quindi è una presa in giro. Però in questo caso spero che sia vero, perché quando chiamerò la polizia locale mi piacerebbe che ci fossero delle immagini per dire chi è che pranza, cena e butta tutta l'immondizia qui e soprattutto chi ha portato lì quella povera bestiola morta dentro un sacco dell'IKEA. Andiamo avanti. Locale. Buonasera, sono Tullio Trapasso, la chiamavo perché sto registrando un servizio eh, per la televisione in via Malipiero nel municipio 4 e abbiamo rinvenuto dentro un sacchetto dell'Ikea un cane decomposto col collare attaccato vicino a un parco giochi. In via Malipiero? Angolo via Maderna, c'è cioè un'aria verde abbandonata dietro quella che doveva essere una residenza universitaria? Abbiamo trovato appunto durante questa registrazione questo sacchetto dell'Ikea buttato in uno spiazzo dove ci sono poi altra roba, ci sono sedi, estintori e altre cose con dentro questo cadavere di un cane con il collare ancora attaccato. Ok, lei mi ha detto che il signor... Tullio Trapasso. Ok. Sì, più non che altro perché c'è vicino il parco giochi... E ci sono i bambini che giocano, non vorremmo che magari vanno a contatto perché è un po' una roba puzza, insomma. È angosciante la visione, insomma. Immagino. Guardi, adesso facciamo subito la segnalazione alla ditta che si occupa del recupero delle carcasse di animali morti e quant'altro. Perfetto. Allora, è eh, in prossimità di un parchetto, mi ha detto? Sì, è via Malipiero, angolo via Maderna, c'è un sì. guardarail, c'è tipo una collinetta e in mezzo a questa collinetta ci sono degli estintori, delle sedie, dei materassi e sto sacchetto blu dell'IKEA con dentro questo cane col collare. Ok, perfetto. Sono a posto così io? Sì, 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 adesso. A bordo marciapiede, comunque a bordo strada questa collinetta. Eh no, no. Sono, sì, una, un 5 metri, 10 metri dentro questa collinetta. A circa 10 metri, quindi. Guardi, siccome io devo finire il servizio, se non è una cosa lunga, io sono qui ancora un'oretta. Va bene. Se uh, avete il mio numero, che è questo che sto chiamando? Sì, sì, l'ho segnato. Perfetto. Perfetto. Io la ringrazio, grazie. mi faccia sapere grazie. Vale, salve, salve. salve.